Mi sono messo una maglia Reds, una maglia tutta Reds, me la so pus di osci. Oggi ho aspettato a fare il video, sono detto tanto lo faccio stasera. Ero abbastanza certo che sarebbe andata così, però sai qual è la cosa bella? Che per 70 minuti l'Inter ha dominato. Per 70 minuti l'Inter è stata anche migliore, eh? Per 70 minuti, ogni che 70 minuti, ogni faccita la Broad, che Doc Cozz. Una bella Bastanek, una bella Paten, bello, bella Broto, bella Kark, una zè. Allora, oggi, visto e considerato che diciamo, è una bella serata, è una bella serata, perché non è una bella serata, ragazzi? Sei antisportivo? Qual è il problema? Perché qual è il problema? Cioè, devi essere per forza sportivo per essere. Io sono del Milan. E questa è casa nostra, questa è la casa del diavolo, voi là state in prestito e non ne usate vostro, a parte il fatto che il tifoso ogni mi fa scendere tasse, un 90% dei cori dei tifosi dell'Inter sono copiati da quelli del Milan, 90%, e poi a un certo punto, a come le cose si mettono male, poi ammutoliti, proprio il silenzio tombale, ciao bello quel silenzio tombale, faceva un rumore fantastico. Ragazzi, è da un po' di tempo che non vi parlo di Key Calcio. Se volete acquistare maglie a poco prezzo, tute a poco prezzo, polo, calcio a poco prezzo, maglie di nazionale, insomma, tutto ciò che volete a poco prezzo, ma vi posso garantire qualità straordinaria, tutto in descrizione, Key Calcio, codice sconto Briga e ragazzi, non vi potete sbagliare. Oggi vi mostro la maglia, anzi la tuta di una squadra che ha dominato stasera, una squadra che ha dominato la tuta dell'Inter, ragazzi, una squadra l'ho tenuta apposta qui oggi per voi. Guardate, sembra del Borussia Dortmund, perché non hanno molta fantasia, ovviamente non ha tutto, come la Fener azzurro, capite? Allora ci mettono ogni tanto un po' di giallo, così giusto per farla vedere. Questa la vedo molto ma molto buona, con questo fosforescente, questo specimen all'occhio, la vedo molto buona. Per quelli che lavorano sulle autostrade, eccetera, eccetera, catarifrangente, perché là anche la sera ve la potete tenere in macchina, perché ovviamente, sai, uscite dalla macchina di sera, non vi vedono, ve la mettete ad Axenaze, magari lo stemma se non vi piace, lo scuscite, però il colore veramente fa il suo effetto, quindi ragazzi, se lo volete comprare, mi raccomando, oppure se volete acquistare la maglia dei Reds stasera, sicuramente oggi andranno a ruba. Mamma, ma c'è stata bella stai. Ma ragazzi, ma quella porta lì, ma che cosa succede nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti in quella porta lì, sotto quella curva lì? Ma che cosa succede sotto quella curva? Che so tutto l'inflossenust, che so tutto l'inflossenust. Ma la cosa bella, sai qual è stata? Astet, questo, come dire, cioè, questi hanno fatto una partita proprio tipo. Sai, in scioltezza, cioè proprio a portare a casa cioè il compitino proprio, giusto? Ma sì, dai, andiamola a fare sto scimola fe, sto sfurz, capi? Cioè proprio, sai, quando, quasi un fastidio giocare sta partita, cioè un Liverpool praticamente quasi irriconoscibile che vince a Milano 2-0 in scioltezza contro l'Inter. Mamma, ce l'ha stretta bella stasera, ragazzi, che non posso gridare, che ovviamente. È orario, capito? Mamma, ma quando set, cioè, è stato veramente bello vedere stasera questa questo finale così proprio vedere questa squadra che ha cercato e ricercato da de ma c'è da fe. Che senza fe nuda ha fatto la gol da de poi ma stato bello il primo gol bellissimo su bastoni, perché Kud muta il proprio stonca, Kud ha fatto di tutto per giocare, è un miracolo che è stato in gioco e si è vista come squet, e poi dopo un paio di deviazioni, Kud Handanovic ferma come un Saslam, ma aspetta bella sera, aspetta bella. Ovviamente è tutto da vedere, la qualificazione è tutta aperta, 2-0 a Milano è tutto ancora da vedere, però. Sai, oggi mi andava di sottolineare questa cosa qua, perché loro, capi, se sentono furto ogni, ma se sentono furto a sé. Poi hanno scoperto contro Milan e hanno perso la partita in un quarto d'ora, perché per 70 minuti hanno dominato. Poi hanno uscito a Napoli, pastetto sotto la pit,
hanno fatto 1-1, poi trovano il Liverpool, perdono 2-0. Quindi, come vedete, ragazzi, cioè tutta questa grandezza ad oste. Quando sto la partita seria, Dafe, facete la partita seria. Cadmo perché la chiacchiera so a sé. Ma chi scrostiene? Ma dove i cavoletti? Ma dove i cavoletti che chi scrostiene tu? Quando fam ste cheat, Vanni, fam ste cheat. Bello, Vanni, è stata bella, ste, ragazzi. È stata una bella serata di sport. Poi ho visto che alla fine anche il Bayern Monaco ha pareggiato. Alla fine, perché perdeva 1-0, 1-1 il gol del Bayern stasera. Ieri abbiamo visto uno spettacolare Manchester City. Veramente una squadra di un altro livello. E poi abbiamo visto un Paris Saint-Germain, Real Madrid. Veramente Real Madrid, ho visto poca cosa. Real abbastanza in difficoltà. Ovviamente la differenza l'hanno fatta i singoli, come succede spesso al Paris Saint-Germain, perché di squadra il Paris Saint-Germain ha veramente ben poco. Però c'ha questi singoli che magari ti trovano la giocata, eccetera. Niente, ragazzi, questo è quanto stasera. Un video breve, brevissimo. Vedete, di Milan stasera nemmeno parliamo più di tanto, perché è stata una bella serata di sport. Noi che siamo sportivi, cioè ci piace il calcio in generale, quindi ne volevo parlare. Ho aspettato stasera proprio questa serata qua, proprio per vedere come andava, insomma. Tutti disperati sulla traversa di Çalhanoğlu. Madonna, ma che giocata ha fatto Çalhanoğlu? Ma che traversa che ha preso? Lautaro Martinez, Madonna, San Madonna, Lautaro Martinez, no. Madonna, Dzeko, Madonna, San Madonna, Madonna, Brozo, Madonna, c'è fuori, è forte, ma è forte, è forte. Giocano, giocano, ragazzi, no, giocano, giocano, giocano. Giocano, dominano le partite, giocano, dominano le partite, 70-80 minuti, dominano le partite, giocano. E poi perdono. Sotto che dà la porta. Sotto che dà la curva. Beh, ragazzi, vi auguro una buona notte. Soffrite. E Lutka dice, no, ragazzi, lo sportivo. Anzi, è tutto chi che faccio sportivo. No, ma devo dire che lì ha giocato bene. No, ma c'è da dire, tanto di cappello. Non sto un cappedere. Non sto tanto di sportivo. Non me ne frega nulla. Perdete, che è bella sé. Ciao a tutti.